Buongiorno, Gregorino, una sola domanda per il dottor Bugliani. Anche oggi abbiamo sentito parlare del coach dell'ambiente e della possibilità di effettuare una bonifica anche parziale, qualora questa non pregiudichi poi la successiva bonifica totale di un sito come appunto è quello del SINA. Poi abbiamo sentito più volte in passato dire da parte del sindaco che parlare di messa in sicurezza lo ha anche chiarito, lui vorrebbe dire fare uno strato di cemento sotto il quale confinare gli inquinanti. Adesso io non vorrei essere ridondante su questa questione, però quando il sindaco parla di messa in sicurezza piuttosto che di bonifica, lo fa sulla base, e lo chiedo proprio da ignorante sulla questione, lo fa con qualche base tecnico-giuridica o è una semplificazione per la solita semplificazione? La risposta è piuttosto semplice e rapida. Le possibilità di bonifica parziale, di messa in sicurezza operativa o permanente, sostituzione della bonifica, sono ipotesi formalmente stabilite dal codice dell'ambiente, ma sono teoriche, nel senso che la loro applicabilità va commisurata, valutata sempre in funzione della situazione esistente sul territorio, delle caratteristiche degli inquinanti e delle caratteristiche delle aree inquinate. Abbiamo già detto prima che nella situazione attuale a Trento sarebbe categoricamente da escludere l'applicazione di queste forme attenuate di intervento. Nella situazione di Trento Nord l'unica possibilità che è consentita da un'interpretazione ragionevole, sensata e anche non in malafede, non manipolata della normativa esistente, è la bonifica integrale, subito, senza nessuna eccezione e senza nessuna acrobazia per quanto riguarda le modalità e le condizioni. Grazie, ma da quanto ne so, appunto, però un parere un po' più completo, la messa in sicurezza è possibile solo per la bonifica, diciamo, per la sistemazione di reti di distribuzione di carburanti, non di metalli pesanti, voglio dire, anche confinando degli inquinanti sotto uno strato di cemento vuol dire di per sé pregiudicare una bonifica totale, perché come fai poi a bonificare il terreno sottostante una volta che lo hai coperto? Questo è. Quindi al di là del consenso che ovviamente ci porterebbe tutti a fare una bonifica integrale del sito, cosa sono tenuti a fare? La bonifica o possono fare una messa in sicurezza anche diciamo definitiva? Questo è il punto che non ho capito nella risposta, se al di là del buon senso sono tenuti a farlo o meno, o se la messa in sicurezza è una cosa temporanea in vista poi di una bonifica integrale. Questo è un po' il punto. Grazie. Non diciamo cose diverse, diciamo le stesse cose con un'accentuazione e un punto di vista differente. Le norme esistenti sulla bonifica ammettono teoricamente la sostituzione dell'intervento di bonifica integrale con la messa in sicurezza permanente o operativa, a prescindere da tipologie di intervento, sempre. Ma va interpretata, come ho già detto non poche volte per oggi fino alla noia penso, in funzione della situazione concreta del territorio e degli inquinamenti. Ripeto per l'ennesima volta che a Trento, pur essendo teoricamente possibile,
la messa in sicurezza non si può fare. Grazie.